Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Renzi: se bloccano le riforme, lascio. Europee: al via 4 giorni di voto. In Cina, violento attentato, 31 morti e 94 feriti. Se non mi fanno fare le riforme, allora sì che è fallito il mio progetto e vado a casa, lo dice il premier Matteo Renzi nel penultimo giorno di campagna elettorale. Se il PD va sotto il 25-26%, ha perso le elezioni, afferma ancora il premier. Dilettanti allo sbaraglio, dice invece Berlusconi rivolgendosi al governo, e sullo spread è una bufala. Hanno preso il via le operazioni di voto per il rinnovo del Parlamento europeo. In 4 giorni, da oggi fino a domenica, si voterà in tutti i 28 paesi dell'Unione europea. Il giro di consultazioni coinvolge oltre 300 milioni di persone. Si inizia con Regno Unito e Olanda, dove c'è attesa per verificare l'avanzata dei movimenti euroscettici. Sanguinario attentato nella provincia cinese nord-occidentale dello Xinjiang. 2 auto sono esplose nel principale mercato della capitale, 31 i morti e 94 i feriti. Gli attentatori hanno anche lanciato esplosivi. Puniremo severamente i terroristi, dice il premier cinese Xi Jinping. Sono in corso perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede della Unipol SAI a Bologna. I finanzieri stanno anche acquisendo documentazione nella sede della Consob a Roma. I controlli sono stati disposti dalla magistratura in relazione a presunti illeciti nell'operazione di fusione tra Unipol Assicurazioni, Prema Finanziaria, Milano Assicurazioni e Fondiaria SPA, che ha dato vita a Unipol SAI. Il ministro degli esteri Federica Mogherini lancia l'allarme: in Libia la situazione rischia di sfuggire da qualsiasi forma di controllo. Violenti gli scontri a fuoco ieri e le esplosioni nei pressi di 2 basi militari a Tripoli, in Libia, dove domenica gli uomini fedeli al generale Haftar hanno preso d'assalto la sede del Parlamento. Grande attesa per l'arrivo nelle sale nel 2016 di Batman v Superman Dawn of Justice, pellicola che avrà come protagonisti 2 grandi supereroi. Il film sarà diretto da Zack Snyder, che ha già diretto L'Uomo d'Acciaio. Nel cast Ben Affleck, Gal Gadot e Amy Adams. Le riprese si snoderanno tra l'Africa e il sud del Pacifico. Oltre 20.000 addetti alla sicurezza e una no-fly zone. Rio de Janeiro si prepara così all'appuntamento con i mondiali di calcio. L'attenzione sarà massima allo stadio Maracanã e nelle zone della città dove si trovano i quartieri generali di 4 squadre.